Gli azionari europei chiudono in rialzo e tornano sui massimi degli ultimi 4 mesi in reazione all'aumento della richiesta di obbligazioni statali. L'abbiamo vista dal Portogallo alla Polonia, che ha calmato appunto le preoccupazioni sul debito sovrano. È mio ospite il trader Riccardo Marzi. Riccardo è in collegamento internet con me da Londra. Ciao Riccardo. Ciao Luciano, buonasera a tutti. Dunque, Riccardo, il mercato rimane molto volatile, vediamo reazioni relativamente taglienti e decise alle poche notizie positive che arrivano. Ma guarda, sembra un mercato che è ancora un mercato estivo, ecco, un mercato con molta volatilità, che si muove praticamente su notizie di seconda importanza, ecco. C'è anche comunque da dire che ormai ha preso sopravvento una nuova classe di trader, ecco, questi trader algoritmici che attaccano i server al server centrale della borsa e cercano di trarre profitto dalle piccole variazioni che ci sono nel mercato, ecco, cercano di trarre profitto da questi cosiddetti arbitraggi. Ecco, ormai questo tipo di transazioni rappresenta oltre il 70% delle transazioni che avvengono in borsa e questo secondo me amplifica di molto i movimenti del mercato azionario che, come hai detto tu e come penso abbiamo visto tutti, tende ad amplificare notizie che in realtà sono anche delle volte non molto importanti. Come funziona questa cosa degli algoritmi, Riccardo? Ma praticamente ci sono degli algoritmi che riescono a testare se c'è un ordine in compra o un ordine in vendita sul mercato e che comunque cercano di arbitraggiare le situazioni di breve periodo. Ecco, per esempio, se il Italcementi fa meno 2, queste si mettono a vendere la Buzzi solamente perché fa meno 1, ecco, perché se un titolo fa meno 2, dicono che anche l'altro dovrebbe fare meno 2, ecco. E quando il volume di queste transazioni rappresenta il 70%, rappresenta il 70% delle transazioni, è chiaro che poi queste profezie si autoavverano. Chi sono questi investitori? Ma sono principalmente hedge fund e secondo me ci sono comunque anche qualche banca. Riccardo vuole ancora parlarci della BP. Vabbè, naturalmente sì, su BP è stata, come dire, una richiesta, possiamo dirlo, o perlomeno Riccardo esce fuori con l'orgoglio del trader che ha detto: l'avevo detto che BP sarebbe salita. E così in effetti BP ha fatto. Adesso la vediamo nel grafico dell'ultimo anno, è salita, come vedete, nell'ultima parte del grafico fondamentalmente, perché rimane ancora molto al di sotto dei massimi, ma limita la perdita annuale al 21,82%, e fra l'altro sale da 7 sessioni consecutive, Riccardo. Te l'avevo detto in tempi non sospetti, tra l'altro, prima delle vacanze di agosto, ecco. Praticamente tutta questa storia, sì, questa storia del pozzo di petrolio che non riuscivano a tappare, sì, è stata una storia negativa, ma diciamo che è stata anche ingigantita molto dalla stampa anglosassone, ecco, che diciamo che si presta molto a questo tipo di sensazionalismo, delle volte secondo me anche sbagliato, ecco. Tanto per farti un esempio, l'anno scorso quando c'è stata la febbre suina, sembrava che dovessimo essere tutti destinati a morire secondo la stampa anglosassone, e così non è stato. E una cosa dello stesso genere c'è stata anche con BP. Una volta che il pozzo di petrolio è stato tappato, si è visto che la situazione è grave, ma non è così grave come era stata dipinta dalla stampa. Ecco, per cui secondo me si è creata un'opportunità per andare a comprare un titolo, il titolo principe della Borsa di Londra, che si era praticamente dimezzato. Ecco. Intanto Tra le appunto altre vediamo cose. delle immagini sottomarine della perdita del pozzo della BP nel Golfo del Messico. Riccardo, prego. Dico, tra le altre cose, oggi è uscito anche il report praticamente sull'analisi interna della BP sulle cause del disastro che c'è stato ad aprile praticamente. E come ci si aspettava tutti, la BP ha preso parte della colpa, ma ha anche puntato il dito sugli altri attori di questa vicenda, in particolare sulla Transocean, che era la proprietaria della piattaforma petrolifera, sulla Halliburton, che era a cui erano state affidate le commesse per la costruzione del pozzo in cemento, e alla Cameron, che era la responsabile, quella che ha fornito la valvola che doveva chiudersi e che in realtà non si è chiusa. Ecco. Per cui questo, secondo me, può togliere parte della colpa dalla BP. Ecco. Chiaramente in un incidente così complesso non è tutta colpa di uno, ma ci sono anche delle colpe degli altri che
sommate portano a questo tipo di disastro. Intanto questo è il giovane amministratore delegato della BP Tony Howard mentre sta deponendo, vedete, vabbè, e anche altre immagini. Il fatto è che comunque la BP arriva da dei punti particolarmente bassi, Riccardo, rimane ancora un titolo molto molto incerto. Guarda, ormai il costo dell'operazione di ripulitura dovrebbe aggirarsi sugli 8-10 miliardi di dollari. Ci possono essere anche 10, altri 10 miliardi di dollari di multe da parte del governo americano e ci possono essere altri 10 miliardi di dollari di extra costi. Comunque, siamo sui 30 miliardi di dollari di costi che sono già stati spesati nei risultati dell'ultimo trimestre praticamente. Il 27 di luglio la BP ha riportato perdite per 17 miliardi di dollari perché ha riportato in conto economico praticamente le 32 miliardi di dollari che stima sia il Sì. costo di questa dell'operazione di pulitura. No, Detto questo, però, dico questo perché titolo. in effetti, voglio dire, insomma, rimane ancora un sacco di incertezza sulla società, anche se sembra venirne fuori bene, anche se BP ha le spalle grosse, il governo britannico, una fra le più grandi società petrolifere al mondo, ma insomma, in ogni caso rimane sempre un titolo molto delicato. Ha fatto il massimo il 21 aprile a 6,58 e stiamo parlando di pence. Il minimo a 2,96 il 25 di giugno. Oggi appunto l'abbiamo trovata a 412. Se posso anche aggiungere una cosa, la BP sta dismettendo attività per 30 miliardi di dollari e il prezzo che ha ricavato la dismissione di questa attività è un prezzo implicito di 20 dollari al barile, che è praticamente il doppio di quello che il mercato stimava. Ecco, utilizzando questa valutazione di 20 dollari al barile per tutte le riserve della BP, l'azione dovrebbe valere intorno a 12 sterline. Credo che probabilmente non arriverà a 12 sterline, però secondo me dovrebbe risalire oltre le 5 sterline. Nei prossimi trimestri dovrebbe ripartire il dividendo e ricordiamoci che fino al 21 aprile, quando l'azione trattava a 6 sterline e mezzo, 650 pence, come hai giustamente detto tu, il rendimento del dividendo era dell'8%, quindi una volta che riparte il dividendo, secondo me il titolo è destinato ancora a salire. Riccardo, lasciamo adesso BP, dimmi più che altro cosa preoccupa il trader in questo periodo. Guarda, come hai visto, si vive la giornata. Ecco, esce una mezza notizia e il titolo fa, scusa, il mercato fa più 2%. Esce una mezza notizia negativa e il mercato fa meno 2%. Qui la situazione macroeconomica di medio-lungo periodo rimane ancora incerta. Bisogna vedere quale sarà lo sviluppo economico. Ecco, se questo rimbalzo delle economie è destinato ad affievolirsi ancora, se ci può essere una seconda recessione che viene nei mesi seguenti, oppure se l'economia è destinata a ripartire. Ecco, Dunque, al momento. fondamentalmente ancora i dati economici faranno la differenza, creeranno la volatilità a cui stiamo assistendo, perché ovviamente non avremo mai una serie di dati economici ottimi che fanno vedere che tutti i pericoli sono passati, come non avremo probabilmente una serie di dati che effettivamente puntano negativi, talmente negativi da puntare verso la recessione. Sì, però questo tipo di situazione farà sì che la volatilità rimanga molto alta. Ecco, Molto questo tipo di situazione chiaramente assieme al tipo di attori di cui abbiamo parlato prima. Per cui rimarrà per il momento, credo, un mercato che rimane ancora molto volatile. Ecco. È il paradiso dei trader, però secondo me se uno ha un'ottica di medio-lungo periodo gli conviene aspettare una correzione del mercato prima di entrare. Ecco, questo tipo di mercato rimane il dominio dei trader di breve periodo. Riccardo Marsi, trader. Grazie Riccardo. Grazie.